psichici vuol dire che esiste una verità psichica. Cioè tutta la gran parte della costruzione di Freud è stata quella di dimostrare che noi alteriamo la verità. Non sto parlando solo della verità storica, di cui possiamo avere un ricordo idealizzato, ma proprio un sistema che permette di capire qual è la nostra verità come individui. Ad esempio, noi neghiamo dei nostri sentimenti e dei nostri affetti. Io ho già detto in un'altra piccola intervista che quando sono andato in analisi io idealizzavo me stesso, mi ricordavo di me come un bambino carino, gentile, tutti mi volevano bene, eccetera. A un certo punto, verso il terzo o quarto anno dell'analisi, io che avevo sempre sottovalutato il mio analista, perché avevo evidentemente un atteggiamento di superiorità proprio psichica e intellettuale, mi sono accorto che ero invidioso di lui. L'avevo valutato in modo positivo ed è stato un sentimento che mi ha lacerato, perché riconoscere l'invidia è un sentimento lacerante, difficile da tollerare. In quel momento è emersa la verità psichica che prima io tenevo celato con un atteggiamento di svalutazione di colui che si prendeva cura di me. Quindi la verità psichica equivale a un lavoro che noi dobbiamo fare continuamente per capire veramente quello che siamo e quello che pensiamo, anche in termini di anti-idealizzazione di noi stessi, cioè accettare che noi siamo uomini e come uomini possiamo avere sentimenti apparentemente difficili da tollerare. Questo ti aiuta, perché come ho detto in un altro piccolo intervento, la verità ti permette di crescere. Se tu vivi in un ambiente in cui vieni continuamente sedotto, ti deteriori. Questo ad esempio è il destino purtroppo di molti leader che inizialmente hanno delle capacità grandi, poi si circondano, sono circondati da personaggi che sono lì per esaltarli, per sedurli, e si deteriorano. Quindi mantenere una verità, i grandi uomini la mantengono su di sé, vuol dire cercare e riuscire a crescere, a vedere se stessi e gli altri in termini autocritici e eterocritici, che è una forma che permette lo sviluppo delle idee.